ecco la Sara. Eh sì, ma sei in diretta, perché no, ti voglio chiedere due cose. Volevo chiederti se non sei ancora, se non sei stanco proprio fisicamente con tutto lo sforzo che stai facendo. Produco litri di adrenalina al giorno e quindi... Mamma mia, sei infaticabile, veramente. Per il momento sì. Sei veramente ultra, Ultra. Ultra. Ma questa cosa qui è una cosa che hai praticamente assemblato, costruito? No, questa cosa qui è stata comprata da un mio carissimo amico che me l'ha prestata. Ah. Questa qua è in vendita, è proprio una roba professionale. È una tecnologia praticamente iper innovativa, cioè una cosa... Non lo so, è una staffa che è stata comprata nel Regno Unito da un mio amico di Viterbo che me l'ha prestata. Bellissimo. Il mio amico si chiama Massimiliano Pierini, che ringrazio. E noi ringraziamo Massimiliano a nome di qualche milionata di cittadini italiani. E anche il monopiede, stessa cosa, sempre di Massimiliano. Vai. E grazie Massimiliano, e grazie Sal. Grazie a te. Indispensabile. Va? Abbiamo qualche problema a trovare il segnale del satellite, quindi magari fra poco cominciamo senza satellite. Tanto mi dite che si vede bene, no? Il video non è buono, ragazzi. Abbiamo comprato questo ambaradan qui proprio nella speranza di farvi vedere un video migliore. Vediamo se ci riusciamo, ok? Fantastico quella Giorginolina. È una roba. Lavori molto bene. Fai il 10% di fatica e dai delle immagini. No, le immagini sono ferme. Salvo, veramente. Massimiliano, questo è tutto merito di Massimiliano. Bravo Massimiliano, bravo. Cioè veramente ti fa lavorare molto meno. Guarda, è una meraviglia. Anche le immagini sono nettamente superiori, assolutamente. Devo dire. Assolutamente. Bravo. Arrivano. Eccolo qui. Allora, cominciamo senza satellite per il momento. Ma è fantastico, l'economia si sta raffreddando e le piazze si stanno scaldando, è il perfetto equilibrio. Allora sentite, io non lo so, arrivo da Pistoia, vengo qua a Pisa, ora non so neanche, c'è pieno di televisioni che mi seguono, vogliono la domandina, vogliono la parolina, vogliono creare il caso, vogliono un nome e cognome per creare poi i titoli per domani. Cioè, siamo in balia di qualcosa di strano. Per oggi, alle 4, hanno deciso finalmente che i singoli sono 169. Quindi siamo al 5. Permesso? È la fotografia. C'è il nostro paese, cioè, sono simboli, io non voto più. E allora tu devi andare a votare uno che non vuol più votare. Cioè, poi quello, le tasse non le pago, io neanche. Cioè, ma siamo veramente fuori di testa. E allora pensare di mettere, ecco la transenna, io odio le transenne, ve lo giuro, perché io vorrei essere lì in mezzo, senza transenna, io non vorrei transenne, no, lo capisco, ed è il simbolo di questa Italia transennata, tra chi può e chi non può, è questo, la transenna. Noi per presentare il simbolo siamo stati 3 giorni a fare la coda perché hanno transennato il segnale. Di dire che sono aperte le possibilità di presentare il simbolo, il segnale, non è stato metterlo sulla Gazzetta Ufficiale, era la transenna. È comparsa la transenna davanti al Viminale, tutti, allora si va, tutti insieme lì, a fare una coda, sembravamo quelli che andavano a comprare l'iPhone 6, sai, tutti in coda. E poi il primo che arriva mette il simbolo, ma vi sembra normale? Ma io non ce l'ho con questi ragazzetti che volevano fare i furbetti con dietro, poi non tanto ragazzetti, c'erano dei giornalisti, c'erano anche dei partiti politici dietro, ma chi se ne frega? Ma è il concetto che lo Stato non c'è più, è il concetto che la burocrazia ha sostituito la democrazia, ma cosa significa? Che dobbiamo fare ste code? Ma se non partivo io a luglio, non partivamo noi con 2 studi legali, ve lo giuro, a luglio, non ce l'avremmo mai fatta, neanche entrare in competizione, non arrivavamo alle elezioni.
perché ogni documento portato aveva, cambiava ogni 15 giorni, ogni regione a statuto speciale ha un documento diverso, in download non li puoi scaricare solo in A3, quindi devi andare in copisteria, il simbolo per consegnarlo deve essere stampato su carta speciale patinata che fa solo la cartiera di Stato, e allora se tu porti 1000 firme, siamo gli unici che giriamo per firme, siamo gli unici. Ecco perché hanno accorpato regionali, hanno accorpato tutto a settembre, per abbreviare i tempi, perché si vede che hanno un po' di paura, non lo so perché, siamo innocui. Siamo innocui. Ma allora, ma il principio, qual è? Che dovevi portare 1000 firme in base alla circoscrizione, al numero di abitanti, se ne portavi 1200 sarebbero stati annullati tutte le 1200 firme. Ma è incredibile, allora dovevi portare da un minimo a un massimo, ti dicevo, da 500 a 1000. Se ti sbagliavi annullavano tutto, allora dovevi portare un 10% di meno del massimo o un 10% in più del minimo. Ma voi non sapete, uno dei miei legali è in analisi, ha detto io non vengo più, sta prendendo pastiglie. Gli italiani all'estero, ma porca puttana, abbiamo dei ragazzi meravigliosi all'estero che non riescono a votare perché i consolati non si fanno trovare, o hanno il server rotto, o mettono un nastro con una telefonata, con una segreteria a pagamento. Ma stiamo scherzando, i consoli devono fare quel lavoro lì. Ma allora cambierà tutto, lo sanno che cambierà tutto, lo sanno, ecco perché hanno paura, perché se fa tanto il movimento di entrare in Parlamento, e io credo che ci siamo, magari più o meno non ha importanza, se entriamo lì il Parlamento si apre, si spalanca, diventa una vetrina, e rubare quando ti illuminiamo con un riflettore, non rubi più! Quando mi dicono il programma e tutto il programma, come se fosse importante il programma, sono in campagna elettorale, dicono il programma, il migliore di posti di lavoro, ecco il programma, il federalismo, ecco il programma, io non ne ho programma, il mio programma è una cosa sola, devono andare via tutti, prima! Populista, sei un populista demagogo! Ecco, populista demagogo. No, guardate se in televisione sentite la parola, è scomparsa dai media, dalla televisione, la parola antipolitica. Non c'è più l'antipolitica. L'antipolitica ero io, vi ricordate? Io che volevo il Parlamento pulito. Adesso parlano loro di avere della gente che è candidata che non deve avere procedimenti penali. Io sento della gente da toccarsi i coglioni che dicono che vorrebbero diminuire l'IMU, loro, gente, psichiatricamente, solo oggi un politico è devastato, non ce ne accorgiamo, ma è uno che fa un lavoro disperante perché in Parlamento vota cose che non capisce, ma non perché è più stupido di un altro, perché la politica è fatta così, è complessa. Se vai a vedere la legge di stabilità di Rigor Monti, di questo è un ritardato morale. Monti è ritardato morale, vuol dire che lui fa una cosa, poi immorale, ma non riconosce che è immorale. Dice la fa e poi la nega il giorno dopo. Il redditometro non lo vorrei modificare, ma lo potevi fare prima. Cioè non si rendono moralmente, sono ritardati. È gente strana, con delle compulsioni. È gente che sta lì e deve votare in Parlamento in base alla direttiva della propria segreteria e vota. Che cosa vota? Andate a vedere il patto di stabilità. Votano. Paragrafo 11, capitolo 7, modifica del capitolo 4, comma 6, modifica il paragrafo 7 del comma 8 della legge 2012, che modifica la legge 2006 del paragrafo 7 del comma 8. È chiaro che se il tuo lavoro è quello di non capire un cazzo, è chiaro che poi ti sfoghi con la famiglia. Basta una figa con due tette così che ti sballa tutta la famiglia. E sei debole. E allora qua ci vuole uno psichiatra. Ci vogliono psichiatri, ma noi stiamo andando verso questo declino qua morale anche noi, signor. Uno mi ha fermato e ci sentivo due che parlavano lì e uno diceva, lui a lei diceva non vedo l'ora di conoscerti online. Ma che cazzo vuol dire? Quell'altro ha detto se avessi un lavoro sciopererei. Stiamo sballando tutti, stiamo sballando perché non c'è più lo Stato. Perché lo Stato bisogna che si riprenda le sue direttive di Stato.
non siamo più una comunità, non ci sentiamo più comunità, ci sbraniamo uno con l'altro. Io voglio sentirmi parte di qualcosa, e questa idea è partita da lì, per sentirsi parte di qualcosa, porca, perché non si può pensare a una politica così, fatta da questa gente che è in televisione. Ma io ho visto Santoro che è andato ospite in una trasmissione di Berlusconi, ho detto ma come fa? Ma come fanno? Moriranno così, ma è The Other, sono fantasmi, The Other, non lo ricordate il film The Other, che erano tutti morti ma non lo sapevano, e questi sono i partiti, sono The Other, sono salme, sono ologrammi, Berlusconi non esiste, se lo vai a toccare non c'è un ologramma, lucido, fatto di componenti chimiche. Ma che cos'è? È uno sport, è come parlare con Mastro Lindo, ma cosa gli dice Mastro Lindo? E c'è gente che crede che esca dalla lavatrice Mastro Lindo. Allora, questo fa paura, questa idea di politica, perché è un'idea di prendere parte di voi. Io sono solo il garante di questo movimento, non sono candidato, e continuano i giornalisti a usare lo stesso lessico, le stesse frasi della politica morta, della politica vecchia, con chi ti allei e quando sarai premier, ma non c'è nel premierato, non c'è nulla in Italia. Non c'è il premierato, io non sono candidato né candidabile, né mi sono mai sognato di entrare a fare politica attiva. Primo perché ho 82 pendenze penali, io ho 82 processi, c'erano 20 più di Berlusconi senza aver mai fatto il Presidente del Consiglio. Combatto, ho una forza, mi è venuta una forza a 65 anni che non pensavo di avere. Non me l'aspettavo, di credere in una cosa, e quando credi in un sogno che lo condividi, diventa veramente una cosa straordinaria. Noi non prendiamo soldi, abbiamo fatto le primarie, le parlamentarie ce l'hanno copiate subito, benissimo, siamo contenti se ci copiano, no? Per l'amor di Dio, ma noi le abbiamo fatte senza soldi, non abbiamo chiesto 2 euro a quello, 1 euro a quello, 2 euro a quello, le abbiamo fatto gratuitamente, e oggi qua avete una candidatura dei vostri candidati, delle vostre circoscrizioni, eccoli qua, un mese prima, ve li presentiamo, vi vanno bene, li votate, non vi vanno bene, non li votate, questa si chiama democrazia, il 55% dei candidati che andranno in Parlamento, grazie alla vostra attenzione, se ci andranno, sono il 55%, sono donne, donne! Noi l'abbiamo fatto, noi abbiamo donne, poche donne nel movimento, è vero, però le donne che si sono candidate nel movimento sono state votate tutte, perché quando c'è la libertà di voto, le donne prendono il voto, e come se lo prendono? Ecco perché nel nostro Parlamento ce ne sono poche. Non abbiamo chiesto un euro a nessuno. Ma è meraviglioso, ma io da casa mia mi hanno accusato di chi la democrazia, ma non sanno neanche che cosa vuol dire le parole. Democrazia, il Parlamento, cosa sono? Non sono più niente. Noi pensiamo che queste parole abbiano un significato pubblico o privato, Parlamento, Corte Costituzionale, non hanno più quel significato lì, è stato svuotato di tutto. E allora io mi sono aperto il mio computer da pensionato, perché questi vecchi, gli anziani come me, pensionati, vengono e mi dicono: ma come facciamo noi a usare il computer? E noi abbiamo delle difficoltà, vai a vedere, di notte abbiamo fatto dei sondaggi, chi è collegato a internet di notte? Tutti i pensionati, perché non dormono, non sanno che cazzo fare tutta la notte, e sono lì a vedere i farmaci, vabbè, una strisciatina così. Allora, metà dei televisori venduti in America, venduti in Corea, venduti in Giappone, sono già dentro col wifi, sul telecomando c'hai un pulsantino che sei subito collegato su YouTube, non c'è, mi dicono gli anziani non riescono a usare internet, non è vero, hanno lo sguardo nel vuoto quando vedono un computer. Avete mai visto un pensionato, lo sguardo di un pensionato alle poste, dentro le poste con un biglietto in mano, che si guarda così, dove devo andare? Sono il numero 147, hai capito, non sanno dove andare. Allora basta, e guardatevi un po' attorno adesso, ci sono più persone anziane che persone giovani, vuol dire che sono gli anziani adesso che stanno spingendo i giovani sono rallentati, forse perché hanno subito quello che hanno subito e continueranno a subire, ma io da casa mia ho aperto il computer, ho messo una password, sono andato a vedere i candidati della mia regione, erano 25, ho visto le facce, ho visto il curriculum, alcuni hanno messo dei filmati, e da casa mia, gratuitamente, senza spendere nulla,
ho fatto tre click, tre preferenze e ho votato un ragazzo di 22 anni precario, un ingegnere e una professoressa madre di tre figli laureati in economia. E io vorrei che il prossimo ministro dell'economia fosse una signora con tre figli che ha avuto le palle per portarsi avanti la famiglia e crescere i suoi figli, ne sa assolutamente di più di questi cialtroni. Io voglio gente normale. Ci hanno convinto che la politica sia complessità, perché siamo, quando non capisci sei vittima. Quando non capisci sei vittima, e noi ci tentano di non farci capire. Ed ecco perché le leggi non si capiscono. Ne abbiamo 350.000. Ecco perché mettiamo l'imprenditore, il piccolo imprenditore che deve pagare, deve spendere 32 giorni della sua vita solo per poter pagare le tasse e capire. Hanno una tassazione del 71%. Abbiamo lanciato sul blog adesso, dateci una mano, andate a votare per vedere che cosa si può fare. Ma noi le cose per la piccola impresa, che adesso mettono al centro tutti, quelli dell'antipolitica, noi le abbiamo già fatte, signori. Noi 15 parlamentari del Parlamento siciliano, del Movimento 5 Stelle, hanno preso il 75% del loro stipendio. L'hanno messo in un conto della regione, quindi gestito dalla regione ma controllato dal movimento. E questi soldi andranno a fare del microcredito alla piccola e media impresa. L'abbiamo fatto con i soldi nostri. Allora, noi non abbiamo preso finanziamenti. Noi quando siamo contro le province, non ci c'è nessuno di noi si è mai sognato di candidarsi alle province. Ecco perché te lo dicono. E allora è inutile parlare di Milano, di Pisa e di Livorno. Le province vanno abolite, ma non lo possiamo fare lui, perché sono tutti dentro. Lo possiamo fare noi e ce l'abbiamo nel programma. E allora, è questo qui che arriva. Questo curatore fallimentare, questo padre Merrill dell'esorcista, parlo di molti, lo troveremo sotto un lampione così, che scopre la società civile, perché non ha parlato prima la società civile, perché quando non è arrivato non ha detto: signori, bisogna fare dei sacrifici, li facciamo tutti insieme, perché non è partito da sopra invece che da sotto, perché non ha detto che il Presidente della Repubblica nostro costa 240 milioni e sarebbe un po' il momento di tagliare quei fondi lì, perché deve avere tre Maserati un uomo di 85 anni che non riesce neanche a entrarci dentro, 18 giardinieri. Perché la Banca d'Italia ha 1700 dipendenti, non stampa neanche più i soldi? Di che cosa sta parlando? I sacrifici, se avesse tagliato i rimborsi elettorali 3 miliardi e mezzo, avesse detto via i vitalizi, mettiamo una busta paga normale, adeguata, normale, togliamo i premi a fine pensioni dopo 35 mesi, doppio incarico, triplo incarico, perché non ha detto questo? Perché non ha detto prendiamo i soldi da lì e poi vediamo di fare un reddito di cittadinanza? Cazzo, un reddito di cittadinanza c'era tutto il mondo, porca puttana, tra di noi e la Grecia, non inventiamo nulla, e dove prendiamo i soldi? Ma vai dai, 102.000 italiani che percepiscono, e ci costano 13 miliardi di euro, perché percepiscono una pensione che va da 10.000 a 90.000 euro al mese. Perché non vai lì e dici: signori, abbiate pazienza, siamo in emergenza, prendetevi 4.000 euro di stipendio per 5 anni, con quei soldi lì facciamo un reddito di cittadinanza per i giovani che non devono accettare qualsiasi cazzo di lavoro. Devono avere il tempo di cercarselo. Allora, populista, populista, demagogo! Gridatevelo ogni tanto, populista che bagola. E allora, non si può fare. E allora troviamo nella finanziaria, detto patto di stabilità, 2 miliardi e 2 per fare la TAV. Per fare la TAV, che costerà 20 miliardi a debito, project financing, non ve lo riesco a spiegare a voi, siete immersi nel project financing. Il vostro comune si indebita per il project financing, compra e si indebita con un mutuo da 4 milioni per fare delle cose che non stanno in cerchio. La sesta porta, cazzo, c'è la sesta porta, sembra, cos'è? La sesta porta, che passi nell'area di là, cazzo, una setta satanica, che cazzo è? E allora basta cemento, noi siamo per cemento zero, diciamo cemento zero, si ricostruisce quello e si riconverte quello che c'è già, basta opere inutili, e allora i soldi li trovi, grandi opere, basta, non ci crede più nessuno, Metamondo si è fermato, Metamondo, io vengo da un porto, voi volete fare il porto per far lavorare la CMR di Ravenna, ma il porto di Genova, il porto di La Spezia, il porto di Savona, andate a vedere, è mezzo e vuoto.
non arrivano più merci, arrivano molto meno. L'India e la Cina si sono fermati. Hanno il mercato interno, non esportano, non importano più. Producono per il mercato interno. I metà container sono vuoti, voi fate i porti, facciamo le infrastrutture, la TAV per far viaggiare forte le merci devono andare nel corridoio 5, non è mai esistito il corridoio 5, se non nelle menti celebro. Devastate di questa persona, il corridoio 5 che dovrebbe partire da Lisbona, ma non c'hanno neanche i soldi, gli occhi per piangere, andare agli Urali, la Russia non fa assolutamente alta velocità, ma di che cosa parliamo? I tedeschi hanno detto non abbiamo più soldi per la manutenzione di un binario ad alta velocità che costa 3 volte di più, il treno è lungo 1500 metri, pesa 4 volte, perché bisogna che lo sappiate, perché non mettono le merci sul treno, di cui io sono pienamente d'accordo che dovrà essere il futuro, merci col treno, perfetto, mettono i camion sul treno, è diverso, spostano i camion da una parte all'altra, quindi hai un treno che pesa 3 volte, consuma 4 volte di più e ha una manutenzione sui binari che non si possono neanche permettere più né i cinesi né i tedeschi, e noi sì, noi abbiamo detto noi troviamo 2 miliardi e 2 togliamo 400 milioni alla scuola, tagliamo la sanità così, arriva la sanità senza informare, senza sapere, senza dire alla gente guardate che la sanità è una cosa, la salute è un'altra, ma non si può pensare di non informare mai la gente. Quando tu tagli il welfare, quando abbassi il tenore di vita delle persone, quello che risparmi lo paghi in sanità, perché stare in salute vuol dire che stanno bene, dipende dal stare bene, dipende dal tuo stato sociale. Più si abbassa il tuo stato sociale, più ti ammali e costi come sanità. Devi far star bene la gente per risparmiare sulla sanità. E due cose, poi l'informazione. Devi avere l'informazione, quindi le code negli ospedali devono essere in rete, non è che vai là e ti fai la coda, basta metterle in rete. Allora, vai negli ospedali, ma cazzo, ma è di nuovo, se non nel psicodramma. Vai nei pronto soccorsi, la gente nei letti sparsi così. Vai fuori, gli avvocati che ti dicono vuoi denunciare? Ma che cazzo stai dicendo? Eh sì, non aspettano altro. I medici, figurati. Sono terrorizzati da questo rapporto, devono farsi delle assicurazioni e pagano dei premi, quindi se devono farti un'operazione scappano, ti fanno fare migliaia di analisi, allora vai a vedere, vedi che il 50% di TAC non servono, allora vedi il 40% di risonanze magnetiche non servono, gli esami del sangue non ne parliamo, hai bisogno di 2-3 cose del sangue, le piastrine, non so, l'emoglobina, ti fa fare 20 esami del sangue, e ormai il parto non partorisce più un cazzo di nessuno. C'è il taglio cesareo che costa 1200 euro invece che 600. Allora vorremmo intervenire un attimo lì sull'informazione e dire signori, dipende da te la tua salute, dalla tua formazione. Non puoi pensare che un medico faccia miracoli. Non puoi pensare tu che hai fumato come una bestia, hai bevuto come una cosa. Non ti sei mai mosso, hai mangiato dei grassi, delle foche, monache, spappolate e poi vai devastato dal medico e dici se non mi guarisci ti denuncio. Ma che cazzo stai dicendo? Ma signori, bisogna anche capire, bisogna ogni tanto capire, ogni tanto, bisogna anche che sappiamo che ogni tanto bisogna morire. Cazzo, non può più morire più nessuno. Ma che cazzo? Allora c'è l'invecchiamento della popolazione, siamo i più vecchi del mondo. Tranne il 2000 il lavoro, quel lavoro, se noi facciamo reddito di cittadinanza, diamo la possibilità ai giovani di stare almeno 3 anni, di scegliersi 3 volte il lavoro. Dobbiamo impadronirci è brutta parola, entrare negli uffici di collocamento con la rete belli trasparenti e poi fare offerte alle persone. Togli i sindacati, le pensioni, le riformi con questa legge. Non puoi mollare le persone. La piccola e media impresa in Francia, se un piccolo imprenditore non paga le tasse perché non ce la fa, se pagasse le tasse, come la maggior parte dei piccoli imprenditori, se pagassero le tasse chiuderebbero. Qui ti fanno chiudere, qui arriva Equitalia che ti fa chiudere, deve chiudere Equitalia, i rapporti devono essere col tuo comune. Populista! Populista! Populista demagogo! E allora? Però
tu non investi 500.000 euro sui tuoi figli facendolo laureare con i sacrifici che fanno le famiglie, con un master magari universitario negli Stati Uniti, e poi lui si deve accontentare di andare dentro un call center a 400 euro. Non è lavoro! Non è lavoro! Il lavoro deve essere retribuito, no! Il lavoro che cos'è? Fare il minatore a 1000 metri, a 1200 euro al mese? Qual è il lavoro? Si muore sul lavoro, si muore per cercare il lavoro, si muore se non hai il lavoro, la gente è stammata, ma stiamo scherzando, il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, ma non può essere la tua vita! Ma io mi sembra impossibile, sono 20 anni che dico queste cose. E allora noi abbiamo bisogno di parlare di economia, abbiamo bisogno di parlare di creare, mandarli via, perché non è possibile, non hanno le risorse mentali. È la stessa gente che ha creato il problema, non può con lo stesso ragionamento, lo stesso pensiero avere la soluzione. Abbiamo bisogno di altre persone, fuori, devono andarsene via, o con le buone o con le meno buone, perché noi siamo per le buone. Noi riempiamo un vuoto di buoni, ce li ho qua i buoni, guardateli un po', questi sono i grillini, sono tutti, sono i censurati, per trovare i tutti censurati. Ecco, allora, voglio dire, è il volontariato, abbiamo tolto i soldi alla politica, e quando togli i soldi alla politica, o la fai per passione o vai a fare un altro lavoro. Hai capito? È questo. E loro non hanno la mentalità, non possono, perché nel DNA, non ce l'hanno nel DNA, non possono capire che qualcuno può fare qualcosa per un altro, per un'altra persona. Non ce l'hanno dentro, perché loro devono guadagnare da qualche parte. E questa è la chiave di svolta, cari signori. Nel nostro gergo, nelle nostre parole della politica, ci deve essere questo, ci deve essere il senso della comunità, il senso di aiutare le persone. Una parte del tuo lavoro la devi dedicare agli altri, come sto facendo io. Io non dico le parole, l'ho fatto. Ero un comico, vi ricordate quando ero un comico? Dio mio, che facevo piazze così a pagamento, Dio mio, se mi ricordo. Li farò ancora, spero che mi verrete a trovare nel mio segreto. Però adesso lo faccio per gli altri, per loro, per venire qua. E allora se ognuno di voi, tu fai l'idraulico, l'elettricista, il commercialista, l'architetto, se una parte della vostra vita la dedicate agli altri, lo cambiamo sto paese. Perché quella lì è la strada, non ce n'è altro, il profitto è finito, se fai un'attività e metti su un'attività per fare profitti adesso, chiudi, e miseramente chiudi, ti fanno chiudere miseramente, 650 delocalizzano, io voglio che dalla Svizzera, dalla Slovenia, vengano ad aprire aziende qua, non il contrario, basta andare via. Dobbiamo agevolare qualsiasi piccolo e medio imprenditore, che è la nostra ossatura, perché non c'è rimasto altro, cari signori. Si sono divorati l'ENI, si sono divorati qualsiasi cosa, la Teleco, si sono divorati. Abbiamo fatto tutto, è meglio di tutto il mondo. Avevamo l'Olivetti, insegnavamo l'informatica agli americani. 6 mesi, 6 anni di De Benedetti, non c'è rimasto più nulla. Abbiamo questi grandi capitani di industria con le fesse nel culo che vanno in televisione a parlare di moralità del capitalismo. Hai capito? Si sono mangiati tutto, non c'è più la grande industria. C'è però la genialità del piccolo imprenditore che ha parlato, quello che ha parlato lui, dov'è? Lui, che poi parli, perché ha fatto un discorso che lui vive con i suoi operai, vive con i suoi 20 persone, sta con loro. Non è l'imprenditore che pensiamo noi, becero, che sta da parte, fa profitti sulla schiena, sul sudore degli operai. È un operaio come gli altri. E abbiamo bisogno di queste persone. Che cambieranno la storia. Io vi dico. Volato. Napoli? L'Apo è fantastica, c'ha un asset nella manica. È lui, no? E perché ci vuole il frigorifero nella Ferrari? Perché un viaggio è buono per la Ferrari, ci vuole il frigorifero. Perché se c'è una lattina che viene tiepida, non può dirla nella Ferrari. Viene subito calda tutto. Allora, sapessero che poi la Ferrari, grandi bene o male, il Made in Italy ce l'abbiamo solo noi, solo che la Ferrari, dato che 3 miliardi di persone si sono calmate, magari la Ferrari fa 4.000 auto all'anno, e ce n'ha adesso 800 in magazzino,
può chiudere da un momento all'altro, avrà delle difficoltà anche la Ferrari. No, il famoso Made in Italy. Allora, detassi completamente gli investimenti, i dividendi e i ricavi di chi fa il vero Made in Italy. Ma chi fa quello finto paga tutto, vieni qua, ti aiuto. Ma è così. Allora io vi faccio una domanda, siamo in Toscana, bene, sapete qual è la nazione che importa più olio d'oliva del mondo? Del mondo, che importa più olio d'oliva del mondo? L'Italia! L'Italia, importiamo, e chi è il più grande produttore di olio del mondo? L'Italia. La Spagna. Noi siamo il secondo produttore di olio del mondo e siamo il primo importatore del mondo. Vengono qua, prendono l'olio lampante spagnolo, viene qua, lo mischiano, diventa olio d'oco, poco, putto, o tu, o fi... E parte col Made in Italy maggiorato di un euro al litro. Ma guardate negli autogrill per le autostrade. Guardate negli autogrill, non si potrebbe far lavorare. Abbiamo 18.000 famiglie che fanno un olio il più buono del mondo. Il campionato mondiale l'ha vinto un pugliese e due volte il Toscani. Abbiamo l'olio migliore del mondo, vai in un autogrill, metti la produzione locale nell'autogrill. No! No, c'è un olio della comunità europea che viaggia e che se ne va, io vado nell'auto, l'olio della comunità europea, ma che cazzo prendete per il culo? Allora, bisogna, siamo in guerra, amico, siamo in guerra, io non sono venuto qua a dire che risolviamo i problemi, avremo 10 anni di sofferenza, tutti insieme la facciamo la sofferenza. Però i programmi, le cose, siamo falliti, e lo sa Rigor è venuto qua. Perché l'anno scorso siamo falliti e metà del nostro debito è in mano alle banche straniere, tedesche e francesi. Se fallivamo l'anno scorso, 1.800 miliardi di debito, 900 in mano alle banche francesi e tedesche, ci portavamo via l'Europa. Non potevamo fallire. Ecco che arriva Rigor e dice no, aspetta, facciamo un po' di improvvisazione, non si può fallire. Che cosa facciamo? Ci stiamo ricomprando il nostro debito in mano alle due banche francesi e tedesche. Appena loro avranno riscosso il credito, ci mandano a cagare. Noi possiamo fallire. Noi, la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda e la Spagna, i famosi Fitch, non siamo più un mercato appetibile. I mercati nuovi sono la Turchia, il Brasile, la Russia, il Sud America, il Messico. Quindi le merci non arrivano più qua. Abbiamo 10 anni, forse 10, forse se andiamo solo noi 5. 5, ma di sacrifici, ma tutti insieme, ma sarà meraviglioso, perché è un'opportunità fantastica. Non abbiamo più niente da perdere, ci sono due poteri al mondo, quello che ha i miliardi e quello che non ha più un cazzo da perdere. E qui stiamo arrivando a questo livello qua, ecco perché hanno paura. E cosa dobbiamo rischiare? Non ti sento, posso tradurre mentre parli, perché se no non ti sento. Sì. Votava PDL. E sei nel direttivo del PDL. Della CIV. Ora c'è 300 in campo politico. E lo darei a lei. Io la ringrazio questa. Ma non deve essere convinto. Mi dice che mi vuol votare. È una minaccia. No. Scusa. Mi chiami e mi salvi italiani e le comunità. Perfetto, vabbè, io non ho, io la ringrazio della fiducia di dirmi mi salvi gli italiani e l'economia, la ringrazio della fiducia, non ho questo potere se lei non è con me. Se noi mettiamo queste persone qua, non aspettatevi che mi cambiano l'economia gli italiani, non li cambiamo, ve lo dico già prima, votate, io non, forse non voto Movimento 5 Stelle, forse, io adesso sentendo un po' in televisione mi ha convinto Casini, non sono indeciso tra Casini e Moggi, capisci? Allora, però senza di voi, senza te, che sei un'esperienza nei sindacati, noi vogliamo riformare i sindacati, perché col reddito di cittadinanza verranno riformati i sindacati. Il sindacato è un partito verticistico, dove i figli o i sindacalisti vanno poi in politica. Non funziona più così. Io voglio che le persone che lavorano nell'azienda siano i contitolari dell'azienda, come negli Stati Uniti e in Germania. Non hai bisogno di sindacati se sei il proprietario. E allora sono idee diverse. Che succede? Andiamo a vedere cosa fanno negli altri posti. Perché? Allora, noi mettiamo dentro 100 persone, 50,
questi ragazzi qui, queste persone qua, in Parlamento, voi vedrete, saranno filmati le commissioni, saprete i nomi e i cognomi di dove vanno a finire i soldi, gli inciuci, gli inciucetti. Vedete, quando mi dicono con chi vi alleate, no. Noi abbiamo un programma che sta diventando anche loro. E questa è la nostra vittoria. Noi siamo dei disinfettanti. E allora quando un'idea è buona, non è né di destra né di sinistra, è una grande idea da portare avanti. Ecco, e noi siamo dall'altra parte. Siamo la naturale, il naturale contraddittorio di tutti questi, perché noi vogliamo la sanità pubblica, la scuola pubblica, lo Stato che si riprenda le concessioni, perché non si può dare 1.300.000.000 delle autostrade ai Benetton, me li riprendo io come Stato i soldi, perché l'ho già pagato le autostrade, mi riprendo l'ENI, l'energia, ente nazionale di idrocarburi, ente nazionale, le parole, non è più un ente, non è più nazionale, il 70% della proprietà è dei fondi americani. L'ente nazionale di energia, idrocarburi, l'ENI, porca puttana l'ENI, che compra centrali nucleari degli anni 80 in Slovacchia per fare un piacere a quelli lì, per riaprire un rigassificatore qui. Questa è l'energia, se ce la scambiamo come in quote latte, come noi compriamo l'energia di notte dalle centrali nucleari francesi, la trasformiamo in idroelettrico e la vendiamo al doppio agli svizzeri o agli italiani. Ah, sono successi terremoti perché abbiamo trivellato e continuiamo a trivellare, a cercare il petrolio a 5 km dalle coste siciliane. Abbiamo dei paradisi terrestri, potremmo vivere di rendita, di cibo, di soldi, di turismo, di cultura, di cose meravigliose. Ma togliamoci dai coglioni questa gente, per piacere. Quindi, ma che cosa? Che cosa? Trivellano per fare cosa? A Rivara, nella zona dei terremoti dell'Emilia Romagna. Andate a parlare con gli specialisti a vedere perché è successo il terremoto. Andate un po' a vedere. E quando trivella a 5.000 metri, ne fai centinaia, la gente non sa niente. E per fare cosa? Per stoccare gas. Comprano il gas d'estate perché costa meno, lo stoccano a 5.000 metri, magari 3 milioni e mezzo di metri cubi, e poi lo vendono in inverno all'Europa. Facciamo da magazzino, non abbiamo bisogno di energia. Noi siamo intelligenti, abbiamo bisogno di intelligenza, non di energia, ne facciamo quattro volte, ma se l'energia non ce la riprendiamo noi come Stato. È chiaro che l'ENI e l'Ener chiudono il fotovoltaico e l'eolico, lo chiudono, lo vedi girare, ma è staccato, perché? Perché di giorno fa più energia delle loro cazzo di centrali a carbone e a olio combustibile. E non è una cosa di civiltà. Non è una cosa di civiltà dire, signori, ci metteremo 20 anni, parto adesso, una legge, due righe, semplice. In 20 anni passiamo dall'energia fatta col petrolio all'energia fatta con le rinnovabili, pompe di calore. Cazzo, siete in Toscana, butti giù una sonda, c'hai 15 gradi perenne tutto l'anno. 15 gradi, porti su pompa di calore, 4 pannelli, la porti a 40 gradi ed estate ti raffreschi l'aria. Senza avere fili, senza essere un tossico dipendente da questa vera mafia che sono le multi-utility, sono quelle che lucrano sulla tua acqua, sulla spazzatura, quella che ti rubano la vita. Basta, hanno delle SPA con dentro come soci azionisti comuni, hai capito? Il comune compra se stesso e poi aumenta le bollette. Ma ti sembra normale che un SPA si vada a quotare in borsa, gestisce rifiuti, elettricità, acqua e gli azionisti? L'azionista è il cliente e la Consob gli è sfuggito questo particolare. Cioè vuol dire che se crollano quel 30% in borsa, sono SPA, se crollano in borsa il 30%, aumentano il 30% le bollette. È il project finance, vogliono fare l'inceneritore, fanno i contratti, l'abbiamo visto a Parma. Noi siamo entrati a Parma, gli è sfuggito Parma, hai capito? Perché Irene che ha 3 miliardi e mezzo di deficit, sarebbe fallita. A monopolio e a 3 miliardi e mezzo, perché vai a vedere i consigli di amministrazione, sono 20 società per azioni, con tutti i trombati della politica, 100-150 mila euro l'anno di stipendio. E allora siamo entrati lì perché IRI è fatta da un SPA con dentro il comune di Genova, PD, Torino, PD, Reggio Emilia, PD, Piacenza, PD, e gli è sfuggito Parma. Siamo entrati noi e allora abbiamo preso i conti finanziari.
e abbiamo visto come funziona. Fai l'inceneritore, facevano l'inceneritore, ne hanno già quattro, facevano il quinto, ne bastano due, vuol dire bruciare immondizia da tutta Italia nel posto del parmigiano reggiano, vuol dire che non, nessuno più compra parmigiano reggiano se ci fai un inceneritore in mezzo. Se, sono pazzi per guadagnare, perché avrebbero bruciato per 20 anni e non si può, perché entro il 2020 l'Unione Europea non ti fa più bruciare nulla, quindi non hai neanche il tempo di ammortamento, però loro vanno avanti. Perché vai a vedere il contratto, bruciano a 170 euro a tonnellata, Brescia brucia 90, portarli in Olanda costa 110, loro 170, perché si sono messi nei 20 anni il 30% di profitto, da spartirsi, col project finance, vanno dal comune, dice io ti faccio l'inceneritore con i soldi nostri del CIP 6 della bolletta, quindi non tirano fuori una lira, e tu comune mi devi garantire 100 tonnellate di immondizia al giorno, e così funziona. Se tu fai la differenziata, oppure sei virtuoso, butti via meno, ne dai 80, mancato reddito, profitto sulle 20 tonnellate, e allora quel mancato reddito glielo paghi tu, perché aumentano del 20% la tassa sui rifiuti, così sull'acqua. Papà, questi sono i furti, questi sono i furti, questo è il ladrocinio, questo è moralmente inaccettabile, non l'usio, Fiorito, cazzo, Fiorito, cazzo, c'è una gira 600 euro, ma vaffanculo, questi si mangiano la vita delle persone, basta, basta, basta e basta, devono andarsene via tutti, e noi abbiamo le idee molto più chiare di loro. Quindi adesso parlate un po', vieni a parlare, dai. Lui è un avvocato, abbiamo bisogno di avvocati, abbiamo bisogno di commercialisti, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di spacciatori, per tirarsi un po' su, però non so che mestiere fa, abbiamo bisogno di voi! Lui fa l'avvocato, da una parte si fa pagare, dall'altra parte difende le persone per cause di diffamazione, gratuitamente. Ognuno di noi deve fare questa parte. Signori! Bisogna rischiare qualcosa! Rischiare qualcosa! Un medico, un ematologo della vostra città. Di Firenze, è venuto in spiaggia e mi ha detto: Grillo, ti devo dire una cosa, sono primario ematologia, ti devo dire una cosa che succede nel mio reparto che mi fa schifo, guarda non resisto più, cosa c'è? Guarda, abbiamo due tipi di farmaci di chemioterapia, uno di serie A e uno di serie B, uno con pochi effetti collaterali, costa di più, lo vediamo a chi può permettersi, e uno con molti effetti collaterali, per chi non può permettersi la spesa. E ho detto, ma è incredibile che tu ti presti a queste cose qua, sei il primario, dai, va bene, ti posso aiutare, volentieri, aspetta, vado a prendere una web e filmiamo, tu che sei il primario lo dici. No, non ne parliamo neanche, perdi il posto, lo rischi il posto, e allora se fai sempre fare il lavoro sporco a un altro, questo paese non lo cambiamo più, è questa la regola, chi vota Movimento 5 Stelle cambia atteggiamento verso la sua vita, la vita dei suoi amici, perderai degli amici, te ne farai dei nuovi, chi se ne frega, io a 65 anni potevo starmene in casa, mi avete dato da vivere benissimo per 40 anni di spettacoli, potevo stare in casa, mettermi le pantofole, vedere i miei 6 figli, tra dei quali in Nuova Zelanda, stavo lì, stavo con mia moglie, me ne andavo qui, c'ho la casa, stavo bene, cazzo, e invece cosa ho fatto? Ma sono stato in casa a fare il pensionato di 65 anni, a ingrassare, sono uscito e mi sono buttato nello stretto di Messina e ci siamo andati a prendere la Sicilia! Buonasera, io sono Alfonso Bonatede, 36 anni, faccio parte del movimento dal 2006 e oggi sono capolista alla Camera per la Toscana. Ho visto questo progetto iniziare come un sogno e adesso è diventata una realtà stupenda agli occhi di tutti, che però in qualche modo cercano di ignorare, dicono che siamo un movimento di protesta, dicono che ignorano il fatto che abbiamo un programma, condiviso sulla rete, pieno di proposte concrete. Ciascuno di noi ha un bagaglio di competenza nella propria vita privata che vuole condividere e cercherà di portare quel bagaglio all'interno del Parlamento. Io sono un avvocato, vorrei che la legge tornasse ad essere espressione di giustizia e purtroppo in Italia
questo concetto si è perso, perché le leggi sono sempre più incomprensibili e sempre più mirate a proteggere i privilegi solo di alcuni. E allora, per esempio, nel nostro programma c'è l'introduzione della class action come strumento dato ai cittadini per poter fronteggiare chi detiene il potere, soprattutto a livello economico. Oggi è stata introdotta l'azione di classe in Italia, ma non serve esattamente a nulla. Noi a Firenze abbiamo provato a portarla avanti quando ci fu quella incredibile nevicata, ti fanno pagare la TIA e quindi sei un consumatore. Volevamo mettere tutti insieme i consumatori per non pagarla, visto che non avevano fatto il servizio per cui erano stati pagati, e purtroppo non era possibile perché la legge ha mille cavilli che te lo impediscono. E ancora, ho avuto la fortuna o la sfortuna di occuparmi della TAV. Allora, prima Beppe diceva dell'inutilità, ma non è solo la contestazione dell'inutilità delle grandi opere, è anche dare la voce a gente competente, a tecnici che parlano nei convegni, parlano nelle università e che però non riescono a parlare alle istituzioni. A Firenze c'è in progetto di fare un sottoattraversamento per l'alta velocità, sono 7 km di tunnel che costeranno circa, in partenza, lasciamo stare le incognite, ci saranno circa 2 miliardi di euro. Tutti i professori dell'Università di Firenze d'architettura sono messi insieme e hanno dimostrato che c'è un progetto alternativo che permette il passaggio dell'alta velocità da Firenze con 300 milioni di euro ed è impossibile farli parlare. Ma quello che è più assurdo è che oggi l'alta velocità a Firenze, il progetto del sottoattraversamento, è fermo perché non sanno dove mettere le terre di scavo e stanno cercando nel Val d'Arno di trovare un posto dove mettere quelle terre che però risultano inquinanti. Queste sono tante proposte che noi portiamo avanti, ma che migliorano la vita dei cittadini e che mirano a un risparmio che è nel benessere di tutti. Abbiamo studiato in Regione Toscana, sono le battaglie che portiamo avanti da anni sul territorio. In Regione Toscana abbiamo studiato qual è lo stipendio del consigliere, abbiamo raccolto 8.000 firme per far abbassare leggermente lo stipendio. Alla Regione Toscana arriverebbe un guadagno, un risparmio di 4 milioni e mezzo di euro all'anno. Sono tutte proposte che noi portiamo avanti perché ci crediamo e sappiamo che sono proposte di buon senso. Dico soltanto una cosa che, e poi finisco, il voto al 5 Stelle, come diceva Beppe, è un voto nuovo, è un voto che porta con sé una rivoluzione culturale. La rivoluzione deve partire prima dentro di voi, perché oggi non è più possibile stare in silenzio e non è più possibile, non c'è più tempo per lamentarsi e basta. Chi sta in silenzio o si lamenta e basta è complice del sistema che sta devastando l'Italia. Oggi avete la possibilità di esprimere una prospettiva di una società nuova, di tirare fuori la vostra voce di cittadino che noi ci proponiamo e vi promettiamo di portare dentro il Parlamento per farlo diventare finalmente cuore della democrazia in Italia. Grazie. Bravo! Vi dirò una cosa. Non più di un mese fa, in Val d'Aosta, regione a statuto speciale, c'è la possibilità di fare i referendum propositivi. Quello che vorremmo mettere noi dentro la Costituzione è il referendum propositivo senza quorum. In Val d'Aosta ce l'hanno al 45% il quorum, quindi nessun referendum era mai passato con un quorum così alto. Abbiamo fatto informazione, i comitati hanno fatto informazione ai cittadini della Val d'Aosta, volevano fare un inceneritore chiamandolo Piro Gasificatore. Guardate la frode con le parole, state molto attenti. Era un inceneritore da 70.000 tonnellate, avrebbe bruciato, la Val d'Aosta ne fa 20.000, quindi avrebbe bruciato immondizia da tutta Italia, dentro la Val d'Aosta. Il costruttore era una finanziaria lussemburghese, proprio una cosa. Abbiamo informato la gente, hanno informato, io sono andato l'ultimo giorno con lui, con Salvatore, un ingegnere elettronico che va in streaming. Quanti siamo adesso? 5.000 tra i due canali. Tra i due canali 5.000. 5.000 in più a questa piazza, più abbiamo qua 800.000 su Facebook, 700.000 su Twitter, la piazza si triplica. E lo stesso abbiamo fatto lì in Val d'Aosta, c'erano 5.000 persone al freddo e poi erano 32.000, ti ricordi, in casa a vedere quello che dicevamo. Bene, il giorno dopo c'è stato un referendum, il quorum è stato superato. E un inceneritore che avrebbe fatto ammalare centinaia di valdostani non lo faranno, non si potrà più fare e abbiamo abbassato il debito pubblico di 300 milioni perché non lo fanno più. Faremo la differenziata,
con il trattamento a freddo, raccolta differenziata porta a porta, con la vendita delle materie prime secondarie che ci sono nei sacchetti. Bisogna fare un'opera così, dove la gente può scegliere e sceglie, e questo il Movimento 5 Stelle vuol mettere nella Costituzione: i referendum propositivi senza quorum, le leggi popolari discusse dal Parlamento, non che 350.000 firme del nostro bidet per mandare via 120 condannati in Parlamento li hanno bruciate. Non si riesce, anche perché il Parlamento non ha l'obbligo di discuterle. Noi vogliamo che il Parlamento sia obbligato a discutere se 50.000 cittadini decidono una cosa. Decide il Parlamento, poi torna la parola ai cittadini e l'ultima parola aspetterà ai cittadini di dire sì o no se fare un'autostrada, un supermercato o un ospedale. Queste sono le nostre proposte. Diamo il sistema. E adesso populista, demagogo, 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 antipolitico, miseraio, anche merda mi hanno detto, proprio bassa bassa. Bene, adesso la cosa per cui noi ci teniamo in più è di mettere al centro la piccola impresa. Abbiamo un piccolo imprenditore tra noi, è questo qua, vi racconta un po' le cose dal suo punto di vista, che sono molto interessanti. Ciao, buonasera a tutti. Sono Fausto Balosco, 12 anni che sto qui in Toscana, vivo a Prato, e con i risparmi di una vita, insieme ad altri amici, ai soci, ho aperto un'azienda collegata con quelle che sono le energie rinnovabili. E quindi abbiamo iniziato piano piano, ci siamo ingranditi, siamo arrivati ad essere 10, 12, 14, 16, 20. Dovevamo raddoppiare gli uffici, dovevamo raddoppiare gli spogliatoi, per fortuna che non l'abbiamo fatto, perché poi naturalmente viviamo in un paese dove tu fai impresa, per fare impresa devi fare un business plan, devi sapere quanti soldi investire, quanti mezzi comprare, quanti soldi spendere, appunto, però ti cambiano una legge da un giorno all'altro, e per cui si vanno a tagliare le fonti rinnovabili, e per cui tu inizi a tagliare. E quindi da 20, 22, inizia a essere 18, poi 16, poi 14. E adesso forse arriveremo a 10. E poi, oltre a tagliare, vedi davanti a te delle persone, perché io quando mi alzo la mattina vado all'operare, a lavorare con i miei operai, ma quelli sono i miei collaboratori. Non c'è più la divisione di una volta. Veniamo divisi. Siamo stati divisi in destra e sinistra, veniamo divisi in tassisti e farmacisti, siamo persone che collaboriamo, ci alziamo la mattina, tutte le mattine andiamo a lavorare, a fare una cosa che loro non sanno che cos'è, perché noi, tutti quanti noi, ci assumiamo delle responsabilità, che sono anche penali, perché l'amministratore ha anche delle responsabilità penali quando succede qualcosa in un cantiere. E loro non lo sanno, non gliene frega nulla. Non gliene frega nulla, noi abbiamo delle tasse, paghiamo delle tasse, le aziende pagano delle tasse sul fatturato, ma non è detto che tu quell'anno lì abbia dei ricavi, dei guadagni, paghi sul fatturato, è indecente, questo è fascismo, questo è nazismo, signori miei, perché quei soldi là servirebbero a pagare gli stipendi a volte anche degli imprenditori. Perché io con i miei soci, per pagare gli stipendi dei nostri operai, non li paghiamo noi, ma anche noi abbiamo una famiglia. Io ho due figlioli. Quando ad ottobre mi è arrivata la mail dove mi si dava l'opportunità di potermi candidare, io ne ho parlato con i miei collaboratori, con i miei operai, con i miei soci. Io ho detto: cosa facciamo? Cosa facciamo? Perché la mia azienda è l'azienda dei miei operai. Io li guardo in faccia, ma c'hanno delle famiglie. E loro mi hanno detto: Fausto, vai, prova, in qualche maniera faremo. Se tu riesci ad andare, in qualche modo noi sappiamo che potrai fare qualcosa per la piccola e media impresa, per noi. Noi siamo, siete voi. Voi siete noi. Siamo la stessa cosa. Dobbiamo metterci in gioco tutti quanti.
basterebbero poche cose per la piccola e media impresa. Basterebbe non andare come ho fatto io il 3 di gennaio, di gennaio, mi ha chiamato il direttore di banca, che è anche un amico, mi chiama Fausto, vieni un attimo, c'è da firmare una cosa. Vabbè, sai, si è abbassato lo spread, che culo, si può dire che culo, vieni. Ecco, si è abbassato lo spread, si è alzato di 2 punti il tasso che ti faccio. Se si è abbassato lo spread, ma sai, ormai è così. Quando lavori per la pubblica amministrazione vieni pagato a san mai, non si sa. Guardate, le medie, se uno viene, la media di pagamento per le imprese in Gran Bretagna è di 65 giorni, in Francia è di 45, in Germania è di 34, in Italia si arriva quasi siamo a 6-7 mesi, la media. Come fai ad andare avanti? Devi pagare le tasse, devi pagare l'IVA, devi pagare e non vieni pagato. Come fai? Signori, io voglio chiudere, vi voglio abbracciare, siamo una cosa sola e possiamo farcela, non credete ai sondaggi, non ci credete. Ciao a tutti. Ora vi dico qual è, per la piccola impresa, quello che vogliamo fare. Eccolo qua. Allora, defiscalizzazione degli investimenti. Chi investe nella propria impresa non paga le tasse su quell'investimento, nella propria attività. Defiscalizzazione dei redditi nei primi 2 anni di vita dell'impresa. Pagamento dell'IVA sulla fattura incassata. La legge c'è, ma i commercialisti non la applicano perché si rompono i coglioni a stare a vedere le fatture pagate e no. Eliminazione dell'IRAP, è una tassa sui costi, una tassa, più assumi, più hai costi, più paghi l'IRAP, è pazzesco. Sconti contributivi per assunzioni di giovani under 35, devi avere un'agevolazione se assumi. Questo l'ha detto un altro, un ognomo che viaggia in televisione. Diminuzione graduale della tassazione sul reddito di impresa con adeguamento della tassazione europea. Attribuzione del Made in Italy solo ad aziende che producono in Italia. Chiusura di Equitalia. I rapporti si fanno al comune con le piccole imprese. Accorpamento e semplificazione degli adempimenti fiscali. Collaborazione tra istituti, università e imprese con stage ad hoc nel corso degli studi. Le imprese devono entrare nelle università. Crediti dello Stato in pagamento entro e non oltre 60 giorni. Questa è la nostra, è online sul blog, potete contribuire a criticare, aggiungere o votare la scansione di queste proposte. Sono di tutti e sono condivisibili da tutti. Grazie. Qualunquista. Aspetta, un altro, ecco, qua ci sta bene. Sei pronto? Allora, demagogo forte tutti, è demagogo, aspetta. Al 3 demagogo. 1, 2, 3. Adesso qualunquista di nuovo, continuiamo. 1, 2, 3. Qualunquista! È fantastico! Chi tocca, ragazzi? Niente, informatica. Allora, sono Massimo Artini, sono un candidato alla Camera e ho 39 anni quest'anno. Io mi volevo riallacciare al tema usato da Fausto, detto da Fausto in merito al lavoro, e in particolare proprio qui a Pisa, che è anche informaticamente parlando al centro dell'Italia, c'è il CNR, abbiamo una struttura fondamentale qui a Pisa, ci ritroviamo tutta l'Italia, Pisa compresa, ad essere al 47esimo posto nell'informatizzazione e nelle reti in fibra ottica. Noi siamo un paese, il terzo mondo ci passa avanti, abbiamo avanti qualcosa come il Ghana, abbiamo, la Libia fino a poco tempo fa c'era avanti, l'abbiamo passata forse perché hanno avuto la guerra. Quindi siamo in una situazione raccapricciante a livello informatico e con un investimento pari a circa 700 milioni d'euro in tutta Italia potresti rifare tutte le infrastrutture in fibra ottica. Abbiamo speso miliardi di euro per passare al digitale terrestre, che è una tecnologia morta perché porta esclusivamente la televisione. Noi si è buttato via 5 anni di tecnologia e siamo indietro rispetto all'Europa di anni e anni e anni, e si sente perché poi le tecnologie future, i servizi viaggiano su questo. Quelle poche aziende che lavorano in fibra ottica si permettono di lavorare a dei livelli che gli altri non sanno nemmeno a che punto sono. Quindi l'idea fondamentale del movimento è questa:
oltre a rendere gratuito e libero l'accesso dove è possibile nei luoghi pubblici, per esempio qui stasera noi ci ritroviamo senza una connessione disponibile per poter fare uno streaming accettabile. Non esiste, un paese come l'Italia non esiste che abbia una carenza così profonda di strutture informatiche. Perché è questo che ci deve mandare avanti. Non si può pensare al cemento come prossimo futuro nell'economia. Il lavoro ci deve portare avanti nell'informatizzazione, nella ristrutturazione dei processi industriali. È questo il progresso. Questo è lo sviluppo che dobbiamo portare avanti. Questo ci permetterà di permettere a voi, siete praticamente tutti studenti, perché poi Pisa è una città fondamentalmente universitaria, di trovare un mestiere. Perché così, vi dico per esperienza, negli anni non si riesce, perché non puoi sfondare, non fai quel passo che gli altri stanno facendo. La Francia ha una media di connettività a 12 megabit, in Lettonia vanno a 30 megabit, la gente si sposta in Ungheria perché la media sono 30 megabit al secondo, è come avere una rete in casa. Un mio collega è andato in Olanda, ha preso una connessione in una casa, faceva schifo perché andava a 20 megabit, era il 53% tra le connessioni peggiori dell'Olanda. Ora io mi domando, noi che si va al massimo a 1,2 mega, sembra di essere veramente nemmeno nel deserto si fanno queste velocità, è una cosa raccapricciante. Quindi una delle, per quanto mi riguarda, siccome sono secondo alla Camera, quindi ringrazio chi mi ha permesso di fare questa cosa, una delle cose da portare nel movimento, che è il movimento come rivoluzione dell'idea, perché questa cosa, pensiamoci, è rivoluzionaria. Io sono una persona comune come voi, non sono altro che una persona che si è dato da fare per anni nel suo mestiere, alla sua piccola ditta, ai suoi dipendenti. E questo è rivoluzionario. Io non avrei mai pensato 3 mesi fa di poter essere qui a parlarvi come rappresentante nel Parlamento, come portavoce, come sentinella, come persona che va lì per portare le vostre idee, che possono essere anche ma migliorate, come ha detto anche Beppe, rispetto a quelle che già noi pensiamo, perché è questo il vantaggio. Perché se siamo una piazza piena di persone, può essere che lui o lui hanno un'idea che è migliore o ancora più avanti di quella che posso avere io, perché siamo tutte persone che hanno un passato, hanno una competenza nel proprio settore. Per questo quando ci si incontra tra i banchini con le persone, gli si dice: te devi essere il primo a dirmi cosa devo portare avanti. Non posso essere, io non ho la verità, non posso avere la verità. Chi sono io da solo a poter dire cos'è? E per questo poi quando Beppe dice i programmi che ti propongono sono fasulli, per forza, perché anch'io mi riesco a scrivere 3 righe in croce e metterle su un programma. È naturale. Grazie. Bello questo intervento, perché una delle nostre stelle, delle 5 stelle, è l'ingresso alla rete libero e gratuito per diritto di cittadinanza, di nascita, non di cittadinanza. Si nasce e appena nato hai diritto alla conoscenza, perché la rete è conoscenza. Come la religione, hai diritto, hai la tua codice fiscale e ti danno la tua email. Proprio su questo, Beppe, l'ha sempre detto, e anche le amministrazioni ti prendono, posso dire, ti prendono per il culo, ti fanno una PEC che funziona solamente con determinate amministrazioni, allora cosa me l'hai fatta a fare un servizio gratis che poi non uso e ti tocca comprarlo a pagamento? Saranno 5 euro, ma questi 5 euro io non li volevo spendere, perché te stai pagando un servizio che magari l'hai fatto pagare ai contribuenti una valanga di milioni e non funziona. E questa è la cosa che ti fa arrabbiare, questo come rivoluzione. Grazie, ecco, ha detto benissimo, sono incompetenti. www.italia.it hanno speso 40 milioni di euro, erano stanziati per fare un sito turistico sull'Italia. Ve lo ricordate Rutelli che diceva please, visit our country, is a beautiful country. Se ne sono mangiati 20 milioni per fare un sito che con 100.000 euro lo facevamo noi. Quindi è veramente l'incompetenza, bisogna rimettere le persone competenti nei posti giusti. Grazie, volete dire qualcosa? Gianfranco Mannini, sono il candidato pisano. Proprio perché mi conoscono, proprio perché Beppe parla di solidarietà, volevo far parlare a questo mio candidato di Livorno. Questo è il più bellaggio qui sale con il Movimento 5 Stelle. Io mi nascondevo il territorio nemico. No, scherzo. Il Pisano in coppetta di Livorno è sempre. No, niente, io
volevo solamente ringraziare tutti i ragazzi qui del movimento, tutta la nostra troupe, i ragazzi di Livorno che si sono dati sbattuti una settimana e poi purtroppo è successo quello che è successo, c'è saltata la data. Quello che mi premeva dire e dirvi è che se io sono qui un po' per merito mio, e se ci sono io ci potete essere tutti, cioè nel senso lo potete fare tutti, perché io sono un semplice cittadino, sono un commerciante, non ho titoli di studio che se chissà chi, chissà cosa. Mi sono a un certo punto un giorno svegliato vedendo uno spettacolo di Beppe 6 anni fa, mi ha levato la cannula che c'avevo, che stavo vivendo in una bolla tutta mia, e mi sono piano piano ho comprato un computerino e ho cominciato a conoscere. Cioè, ho imparato in questi 6 anni che se non hai la volontà, e bisogna averla ora, perché siamo al limite, siamo non qui, siamo qui. E se non hai la volontà di scollarti il culo dalla sedia e di conoscere senza la conoscenza e il sapere, ci prendano per il culo come vogliano. Conoscenza e sapere. Siamo il paese che ha l'80% della cultura mondiale che c'è nel mondo, e siamo il paese più ignorante del mondo. Ci hanno fatto diventare il paese più ignorante del mondo. Lo so, lo posso dire perché l'ho vissuto sulla mia pelle e lo vivo anche oggi, perché lavoro con la scuola e vedo dei ragazzi che sono abbandonati, cioè sono abbandonati a se stessi. Hai dato degli ignoranti a tutti? Scherzo. L'ho dato a me. Ma hai perfettamente ragione. Allora, il consiglio è questo: siate curiosi. Se noi vi diciamo qualcosa, andate a controllare, magari non è vero, è sbagliato, ma siate curiosi. La curiosità, noi possiamo solo informarvi, ma perché l'informazione diventi conoscenza è un procedimento solo vostro. Siate curiosi. Ecco, quindi io direi di finire qua. Vuoi dire qualcosa tu, prof? Un professore, vuoi dire qualcosa, due parole? Ok, vieni. Lei è una donna fantastica, posso dirlo? È una donna fantastica. Aveva un po' di balbuzie, ha fatto degli esercizi ed è straordinaria, ragazza che non si ferma davanti a nulla, si presenta da sola. Allora, io sono Laura Bottici e sono capolista al Senato per la Toscana, merito vostro questo. Come diceva Beppe, credo che il mio progresso sia il vostro, il sentirmi parte di un mondo che sta cambiando è quello che mi dà la forza. Il fatto di informarmi, di andare alle riunioni, discutere, confrontarmi, mi ha fatto crescere tantissimo. E comprendo quando si parlava dell'ignoranza. È verissimo che noi quando guardiamo un giornale guardiamo i titoli, dobbiamo leggere, informarci noi e informare gli altri. Noi abbiamo un dovere verso tutti gli altri, quello di renderli partecipi alle scelte che fa il nostro paese. Noi abbiamo bisogno di rimettere in mano gli strumenti della scelta ai cittadini, non possono scegliere noi, cioè loro, per la nostra vita. Noi abbiamo bisogno di aprire i referendum propositivi senza quorum, sempre decidere noi di cosa dobbiamo fare. Loro devono andare a casa, ci hanno stancato, ci hanno utilizzato, ci hanno sfruttato fino all'osso, basta, andate a casa. Ora cominciamo noi, non risolveremo, cioè riusciremo a far poco, ma sicuramente riusciremo a portare la sovranità ai cittadini. Questo è quello che è scritto nella Costituzione, la sovranità è nostra. Grazie. Grazie, finisce qua e adesso...
Sì, e i soldi. Infatti noi avremo, stiamo preparando un software, ti spiego, dato che siamo il più scemo ingegnere informatico qua. Allora, stiamo preparando un piccolo software che non costa neanche molto, che incrocia dei dati. Quando andranno via, prima di andare via tutti, faremo una piccola indagine fiscale, come l'hanno fatta su di noi, no? E ci hanno chiesto gli scontrini a qualsiasi cosa. Chiederemo lo scontrino, c'è un software che incrocerà dei dati. I dati sono che patrimonio aveva il politico quando è entrato in politica, che patrimonio avrà adesso quando uscirà dalla politica, e in base a quello che ha guadagnato, se ci sono delle. Se il procedimento è congruo. Come ci dicono. Se non è congruo, ci riportiamo indietro i soldi, gli diamo un IBAN e attraverso la magistratura, niente di personale nostro, ci porteranno indietro il loro loft, i loro uffici, le loro case, i loro conti e i loro scudi fiscali. Grazie a tutti, siete stati splendidi e ci vediamo. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Siamo cittadini, ognuno è fatta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno, non siamo partiti, siamo una casta. Ci sarai qualche altra data? Penso di sì, ho preso tutto come viene, va bene così, dai. Questa sua nottallina si è provata da tutti i modi, ma tra l'altro non è più grande anche lei per l'esercizio. Sì, penso di sì, tanto voglio tornare. Dai, fallo qui il tuo discorso, quello che volevi dire, dai. Ma io niente. Tiro vicino alla porta. Niente, io mi occupo, sono Sara Faglini, anch'io sono una candidata al Senato. Mi chiamo Sara, ma mi potrei chiamare in tutti i modi, potrei chiamarmi Ivan, potrei chiamarmi Mafalda, potrei chiamarmi veramente in tutti i modi, perché alla fine quello che conta non è chi sono io, ma è quello che sono, che dovrei andare a fare una volta in Senato. Quindi l'importante è essere supportati da tutti quelli che sono i cittadini, insomma non è importante primeggiare, ok, da noi non ci sono leader, è un movimento orizzontale, come giusto che sia qualsiasi tipo di movimento. Mi occupo di informatica, mi occupo di comunicazione ed è importantissimo che il cittadino abbia una comunicazione adeguata ai nostri tempi. Di questi tempi purtroppo la comunicazione passa ancora per dei mezzi che sono quelli che conosciamo tutti, televisioni, giornali soprattutto, la rete è importantissima, ma la televisione è uno di quei mezzi che vedono milioni di persone e purtroppo ci siamo trovati ad avere tantissime televisioni private, tre soltanto di quello che praticamente ha fatto le sorti di questa nazione negli ultimi 20 anni, e tre televisioni pubbliche, che tutto sono meno che pubbliche, praticamente sono televisioni affidate alle mani dei partiti, che il caso vuole che sono sempre i proprietari di quelle altre tre. Quindi la nostra proposta da parte per la comunicazione è una cosa abbastanza semplice: una televisione di Stato, vero, senza pubblicità, senza interruzioni, e dei cittadini, non governata dalla politica. È una delle tante cose che possiamo proporre, ce ne sono talmente tante, l'importante è una cosa: che i cittadini si rendano conto che questo processo, che ormai si è innescato in tutto il mondo, non soltanto in Italia, sia partecipato. Dobbiamo per forza di cose renderci conto che deve partire da noi, è un processo inevitabile. Quindi fatelo tutti quanti, iscrivetevi al movimento5stelle.it e da lì cominciate a dare la vostra proposta, a mettere in gioco la vostra intelligenza e la vostra fantasia. Noi ci saremo eletti, saremo lì per portare avanti le vostre lotte, le nostre lotte, quindi facciamolo tutto insieme questo percorso. Non è importante chi sono io, l'importante è che faccio parte di un movimento liquido, non solido, dove non ci sono leader. E in bocca al lupo, ragazzi, mettiamocela tutta. Ciao, grazie. Grazie Sara, grazie mille, ci vediamo la prossima volta. Ti seguo in rete, grande Sara. Era diretta? Sì, certo, con 5.000 persone che ti guardavano. Guarda, preferisco così perché almeno mi sono sentita più semplice, più...
sembrava quasi che parlassi con te, ed era meglio, perché non sono abituata a parlare. Ma nessuno è abituato. Abbiamo fatto anche l'intervento. A come sarai grande, Salvo? Ma no, ma che... Salvo, guarda che ne ho già mangiate due di quelle caramelle ai propoli, eh. Cominciano bene? Ottimo. Ti ci vorranno un po' di assistenti, caro mio, mica puoi fare tutto ma da che solo. Lui è un one man band. Oh, ma stai scherzando? Oh, prendi un po' di forza, se no gli vanno a girare come gli hanno dato la, gli hanno dato anche la bacchetta la bacchetta magica, lo vedi? Questa qua è una il bastone di quello di... del signore degli anelli, come si chiama? Buono, non lo so, non lo so. Ragazzi, ma l'avete riconosciuta chi è questa qui? Però Manuela! Questa è la Manu, eh! Grande Manuela, Manuela! La vichinga! La tutti quelli... lunga da fa, Ci siamo trovati in... Tutti quelli che ci hanno visto! Vai! Gabriele? No, sono Bianchi Gabriele, candidato per la Camera dei Deputati a Lucca. Ciao a tutti! Grazie. Allora, questa qui è quella che lavora dietro le quinte per la TV in movimento, tutte le volte a trovare la gente, eccetera. Non l'avete mai vista in diretta perché non vuole venire. Ma ha portato pure le caramelline ai propoli, ve l'ho fatta vedere prima. Quindi, ecco, è quello qui. Ecco, Manuela Bellandi, una delle colonne storiche del Movimento 5 Stelle. Sì, è per quello che sono un po' gobba, forse da reggere, parla colonna. Anch'io, guarda, come va bene. Serata allora. Meravigliosa, piazza bellissima. Vero. Visto che siete attrezzatissimi anche. Sì, però la parabola oggi non ha funzionato, speriamo domani, perché oggi era il primo giorno, infatti l'hanno montata, la stanno rismontando, ma non l'abbiamo usata, perché avevo qualche problema di allineamento. Allora, qua non poteva funzionare perché c'era l'albero. La funzione era lì. Ok. Fammela con salvo. Ah, la pose? No! Sì, con salvo! Ti vogliono fotografare in mezzo alle donne, va! Dopo ti vogliono ricordare! Maledetta! Sei una rossa! Ma questo dice, ma perché vorrei capire? Salvo! Perché ormai sei un simbolo della comunicazione moderna, caro mio! Vabbè, se vi piace così! Ti conosco! Ciao! Salvo! Pronto! È il mio principe, io ci devo mettere all'inizio la pista, sono l'unico! Oggi l'ho scritto, però ho visto che è incasinato! Purtroppo tra una tappa e l'altra ho 50.000 cose da fare per organizzarmi. Poi avevo appuntamento con lui, con la parabola. Siamo riusciti a mandare la parabola. E qui no, perché la direzione era proprio quella in direzione dell'albero. Maledetto albero. No, vabbè, gli alberi sono buoni, però questo qui... Però questo è un problema che avrete, dipende dove andate. Dobbiamo dire meglio ai nostri amici, io gliel'ho detto a tutti, visibilità a sud. Però... Ma adesso come facciamo? Smontiamo tutto, ce la mettiamo sul camper, ma riusciamo noi domani a fare l'allineamento? Ce l'ho. Thank you.
lo smonto. Vabbè, facciamo così, proviamo a metterlo così, vediamo se riusciamo. Solo che adesso ci devono dare una mano. Allora, vediamo un po'. Ragazzi, io stacco la diretta perché ho bisogno di dare una mano a portare la parabola sul camper, ok? Quindi magari ritorno in diretta più tardi, per il momento chiudo, ci vediamo più tardi. Ciao a tutti e grazie.